Ragazzi, è tanto che non vi racconto la mia vita. Stavo guardando il video del mio canale e mi sono accorto che è da tanto che non vi porto proprio dentro la mia vita. Non vi mostro quello che faccio, com'è la mia giornata. Ma se vado sulle informazioni del mio canale, la prima cosa che ho scritto è stata: racconto la mia vita per essere utile agli altri. Ma cosa racconto? Non sto raccontando niente. Tra l'altro, sempre sulle informazioni del canale, c'è scritto quello aperto nel 2011. Anche se in realtà il mio primo video con l'intento di essere uno youtuber l'ho messo il 31 dicembre 2012. E uno dei miei primissimi video è stato il ritratto a Cane Secco, uno dei primissimi youtuber sulla piattaforma in Italia. Al tempo volevo fare il pittore, ho fatto un po' di ritratti. Cane Secco, secondo me, ha visto un dilemma simile al mio. Ha iniziato come youtuber, in un certo senso, anche se non è mai stato un classico youtuber, ed è stato uno dei primi anche a fare il passaggio da creator ad azienda, aprendo la Slim Dogs, la sua casa di produzione. Nel video in cui annuncia che ricominciano i vlog sul suo canale, mi ha fatto qualche domanda, ha messo il pezzettino su YouTube, e in quel momento dico una cosa cruciale. Cioè, io vorrei mostrare la mia vita come facevo una volta, ed è troppo che non lo faccio. È bello raccontarsi su YouTube, e tanti youtuber smettono di farlo, non solo chi apre azienda, ma in generale. Se c'è una cosa che ho imparato però qua su YouTube è di non annunciare le cose se non sei sicuro al 100% di poterle fare, per cui non vi annuncio che iniziano i vlog della settimana, anche se magari proverò a farli. Piuttosto vi dico che in questo video vi racconto quello che è successo nella mia vita in questi primi 3 mesi del 2023, vi racconto quello che combino dalla mattina fino alla sera, perché ormai la gente non lo sa, si chiede pure che lavoro faccio ogni tanto, quelli nuovi che arrivano sul canale, perché magari a qualcuno può interessare. Inoltre questo video è in collaborazione con McDonald's, che sa che sono un uomo molto impegnato, per cui mi ha detto: Marcello, massimizza l'efficienza e utilizza le nostre funzionalità in app per ordinare e pagare in app facilmente. Guardate il video fino in fondo. Che poi questa cosa del raccontare la propria vita, io la soffro da un sacco di tempo, fai sono 2 o 3 anni che ci lavoro e che ogni volta dico: cavolo, non lo sto più facendo. Infatti a gennaio io ho ripreso ogni singola cosa del mio gennaio in verticale con il telefono, perché ho detto: oh, in qualche modo me lo riutilizzo. Spoiler, non l'ho riutilizzato. Adesso ho una cartella che si chiama gennaio, 30 giga di clip fatte con il telefono che non ho utilizzato. Me le proverò a giocare in questo video. Bene, facciamo come una volta. Io nel 2018 facevo i resoconti del mese. Quello che sto per fare è più o meno quello, vi faccio uno speedrun. Il mio gennaio è iniziato in questi 9 uffici che erano completamente sgombri, per cui ho passato gennaio, febbraio, in realtà anche marzo, ad arredarli piano piano, perché c'avevo 1000 altre cose da fare. La mia routine è andare in ufficio alle 9 e uscire dall'ufficio alle 19. È chiaro che spesso viene rotta da trasferte, viaggetti, incontri qua e là che me la cambiano un pochino, però rispetto agli altri anni sono molto più abitudinario rispetto al solito. In ufficio non siamo tutti quanti in flatmates, perché in flatmates lavoriamo da remoto, massimo in 2 o 3 in contemporanea. Ogni tanto raramente sono da solo, da solissimo, ma una volta ogni tanto invece ci vediamo con tutto il team. Tant'è che a gennaio c'è stato il primo All Agency, dove siamo tutti quanti venuti in ufficio a chiacchierare, e tra l'altro adesso fra pochi giorni ne facciamo un altro. Tralasciando le trasferte lavorative, come per esempio piccoli viaggetti in Italia, sono stato a Malta. Solamente a gennaio sono riuscito a fare il classico viaggio da youtuber, dove ho fatto il mio video vivere a Malta come una volta. Poi invece a febbraio non ci sono riuscito, tutto il tempo in ufficio. Ho fatto un altro po' di trasferte a febbraio. Sono stato solamente 2 giorni in Sardegna a fare Nella vita di Alessandro Masa, Back in Italy, e 2 giorni a Brighton per intervistare Marco Montemagno. A marzo invece sono riuscito a infilarci un altro viaggio con la scusa di andare a Boston per andare a vedere la fusione nucleare. Sono rimasto là una settimanella e ho visto Harvard e l'MIT. Se non ho fatto uscire video, usciranno presto. Personalmente devo dire che è stato un trimestre un po' deludente. Non ho portato avanti nessuno dei miei progetti a lungo termine che mi ero segnato. Sono stato dietro alle urgenze per 3 mesi e questa cosa non mi è piaciuta per niente. Non mi sono quasi riconosciuto in questo nuovo Marcello, che è poco anche disciplinato, perché magari stai dietro l'urgenza e ti dimentichi di allenarti, ti dimentichi di essere mindful. Io sono abituato ad essere uno yes man, devo diventare un no man. Questa è una sfida in atto da penso 2 anni a questa parte, per cui non è che lo risolvo in 3 mesi, però sarà che erano i primi 3 mesi dell'anno, per cui si ripartiva da zero, quindi sai, come quando peschi un sacco di carte a burraco. Fatto sta che adesso devo smettere di pescare carte a burraco. Comunque ad aprile, terminato il primo trimestre, ho staccato con una pausetta di Pasqua che era necessaria. Sono tornato a casa dei miei a Roma, è stato bellissimo, mi sono rilassato e ho ricominciato aprile con questo nuovo intento. Ora, per chi si stesse chiedendo cosa fai Marcello durante tutta la giornata, proverò a vloggare questa settimana e vediamo che succede. Allora, sono le 6 quasi e la giornata di domani inizia oggi, in quanto è una trasferta, per cui domani alle 9 devo essere a Bolzano. L'unico modo di non farmi un'alzataccia all'alba è partire stasera, per cui qua più o meno è terminata la giornata lavorativa, un po' presto rispetto al solito, e adesso mi dirigo a prendere il treno che mi porterà a Bolzano. Sono passati 3 mesi, però ancora non mi sono abituato a scendere dall'ufficio e ritrovarmi in mezzo ai turisti, in mezzo a Milano, il Duomo. Molto bello. 3 ore di treno fatte, ho giocato a scacchi quasi tutto il tempo. E sono arrivato a qua in hotel, qua vicino alla stazione, a molto anni 90. Nell'altra stanza ci sono i 2 videomaker e domani alle 9 attacchiamo. Per cui adesso recupero un po' di lavoro e poi vado a Ninna.
Buongiorno amici. Buongiorno. Ah, buongiorno, non pensavo parlassi con lì. Mentre gli altri registrano, io ho preso la colazione qua in prima mattinata. Sì, stiamo registrando un po' di video in questi uffici qua a Bolzano, sotto gli uffici e sopra i monti. Bellissimo, c'è questo odore di montagna. Non deve essere male lavorare qua. Abbiamo registrato fino a ora di pranzo e dopodiché, dopo una pausa, alle 3 ho ripreso il treno. 3 ore in treno, non ho lavorato neanche un secondo, ho giocato a scacchi di nuovo. In treno è impossibile lavorare, quindi passo dall'ufficio un paio d'ore, lavoro un po' là e poi buonanotte ragazzi. L'unico problema è che il tramonto, il centro di Milano, il Duomo, e vado a rinchiudermi in ufficio a lavorare. Vabbè, non è così qua. Allora, dato che ho fatto un po' tardi qua in ufficio, mi sono ordinato la cena: panzerottini, double cheeseburger e chicken burger. Sto andando ad uno shooting con un cliente di Flatmates. In questo momento vado in veste di agenzia. Ci saranno dei creator di cucina e vado a presenziare. Non sarò molto utile, semplicemente per conoscere meglio il cliente. Ho preso il mio cipollotto giovane. Come va questo shooting? Buttato dietro la schiena di Hortensia. Ah, ciao! Dopo l'evento mi sono diretto in zona Assago, perché nel pomeriggio avevo uno shooting con un cliente, questa volta per me come Marcello, e volevo sfruttare l'occasione anche per farmi un po' di giri e comprarmi un po' di cose che mancano per l'ufficio. Sono arrivato un po' prima rispetto a quello che mi aspettavo, per cui già adesso posso ordinare e pagare il mio pranzo, perché voglio sfruttare la funzionalità ordina e paga in app. Da poco lo posso fare anche al McDrive. Adesso ordino, mi faccio i miei giri e tra poco ritiro il mio pranzo al McDrive e me lo mangio. Eccoci qua. Allora, ordine e paga in app, mi prendo un classico menù, un Grand Crispy McBacon, compone il menù, patatine medie su una salsa, una cochina zero, aggiunge il carrello, lo vediamo qua, scegli la modalità di ritiro, McDrive, conferma e paga. Posso pagare in vari modi, proviamo Apple Pay. Così dopo, quando vado al McDrive, mi basta dire questo codice alla colonnina e non devo pagare e non devo fare il mio ordine, perché loro già sanno tutto. Ho massimo 2 ore dall'ordine per poterlo ritirare al McDrive. Mi ha dato un codice da dare alla colonnina, in questo modo non devo rifare l'ordine e non devo neanche pagare, perché pago direttamente in app. Si può pagare con carta, con Apple Pay. Questa volta ho pagato con Apple Pay e ho fatto tutto quanto in tutto più o meno 30 secondi. Come va? Molto bene, tu? Tutto a posto. Trucco parrucco per te anche? Anche per me. Va bene, ma la tua palette? Io sono un inverno bright. Giulia, non mi aspettavo di vederti qua. Tu lo sapevi? A me non mi ha detto niente. Prossimo viaggio. Bangladesh. Me l'aveva già detto. Anche quello dopo, Nepal. No, Nepal. Dopo. Ah. Dopodiché è arrivato il momento di ritirare l'ordine al McDrive. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto al McDrive. Come posso esserti utile? Ho ordinato tramite l'app. Ok. Allora, il mio codice dovrebbe essere 8475. Ok, lo vedo, puoi controllare sullo schermo se è quello giusto. È quello giusto. Primo sportello che ti consegno lo scontrino. Perfetto. Buongiorno. Buongiorno, questo è il tuo per ritirare il prossimo portello. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Grazie. Allora, ordine fatto. Allora, il nostro panino con le patatine, soletti e bibita. Patatine senza salse, che a me non piacciono le salse, sono matto. E poi il nostro Grand Crispy McBacon. E anche questa giornata è terminata. Stasera non ho potuto registrare, ma ero a teatro ad ascoltarmi il podcast di Giacomo Coretti con quel pechegno, il podcast, per andare a dormire. Buonanotte. Buonanotte Nina. Buongiorno amici, oggi è All Agency e quindi sono un po' in ritardo, quindi dovrebbe esserci tutto il team in ufficio. In realtà sono venuto in ufficio stamattina presto, poi me ne sono riandato, sono andato in palestra. E dovrebbe esserci tutto il team, vediamo un po'. Buongiorno Ale. Ciao. Buongiorno. 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 Buongiorno un cazzo. Riunione fatta con tutto il team, provo a fare un timelapse, ma sono un pessimo youtuber, è venuto tutto sfocato. 2 ore di riunione intensa. Noi non vedendoci mai, lavorando in smart working, sfruttiamo queste occasioni per fare tutto quello che si dovrebbe fare in ufficio tutti i giorni, perché ahimè è bello lavorare in smart working, però tante cose si perdono, quindi bisogna vedersi ogni tanto. Noi ci vediamo almeno una volta al mese e poi tra un po' faremo addirittura un viaggetto tutti quanti insieme. Adesso pausa pranzo. Avendo ancora voglia di spuntino, sono andato al McDonald's per provare una novità. Prendiamo un bel gelato. Anche questa volta ho utilizzato la funzionalità ordina e paga in app di McDonald's, non con la modalità di ritiro al McDrive, ma addirittura servito qua al tavolo. Infatti è comodissimo, mi sono seduto, neanche sono entrato là dentro. Ho ordinato un McFlurry al pistacchio, una nuova uscita che volevo provare perché sono un fan del pistacchio. Questa volta ho pagato con la carta, per cui adesso non mi resta solo che aspettare qua al tavolo che mi venga servito. Grazie mille. Grazie, buon appetito. Grazie. È arrivato il McFlurry al pistacchio, ora lo assaggiamo. Non so se giocarmi tutto il pistacchio all'inizio oppure fare la persona equilibrata. È buono. McFlurry al pistacchio approvato. Se non lo trovate, perché è veramente buono, ma non temete, perché tornerà presto.
pausa caffè. Certo. Oggi giornata pazza. Abbiamo sfruttato l'occasione di essere in tanti per fare un sacco di riunioni. Riunione con il cliente, qua dietro appena finita. Riunione con dei potenziali clienti, insomma commerciale fatta prima, che non ho ripreso per sicurezza. Riunione con amici, creator. E adesso sono arrivati. Sei sempre elegantissimo. Grazie. Non sei più un bocconiano. Per te. No, non sono più bocconiano ormai. Cioè in realtà si dice tecnicamente sei bocconiano. Sono alumnus. Sei alumni, alumnus. Esatto. Giornata terminata. Oggi ho fatto solo incontri e call. Non ho fatto neanche una cosa di quelle che avevo scritto nella mia to-do list, ma va bene così. È rimasta Frank in ufficio. È sera, adesso ce ne usciamo. Giornata terminata. Ciao. Buongiorno ragazzi, è venerdì, io sto andando a Treviso. A pochi sedili da me c'erano Loru. Come va? Dove stai andando? In realtà non ero seduto accanto a te, però... C'è anche il mio socio Michele oggi. E ma Loru è stato un incontro casuale, mentre con Michele siamo andati a Treviso per fare un po' di riunioni. Riunione fatta, adesso ci siamo messi qua dietro a pranzare. Ahimè non posso dirvi di preciso in cosa consisteva, perché il problema di vloggare adesso per me è che tante cose non posso proprio dirle finché non sono fatte, ma magari passano mesi, così, no? Pranzo fatto, siamo in una zona molto carina, piena di anatroccoli. Come è andata questa mattinata? Bene, molto bene. E fondamentalmente la giornata era già finita, perché abbiamo preso un treno e dopo 3 ore siamo tornati a Milano. Questa giornata si conclude così. Buonanotte. Buon sabato amici, oggi chiaramente non c'è nessuno in ufficio, sono da solo, per cui oggi è l'ultimo giorno di lavoro della settimana. In ufficio faccio una varietà di attività, e spesso le persone mi chiedono cosa fai tutto il giorno al computer. Di solito mi siedo o qua dietro a questi tavoli, qua dietro in questo ufficetto che ho adibito a mia cameretta, dove registro anche. Ora in questo momento mi sono distratto e sto vedendo un video di scacchi perché mi sto appassionando, però in realtà devo registrare delle clip. Avete presente quando nel mio video di YouTube ci sono le scene di parlato? Quelle le registro tutte qua in questa saletta, molto carina, dietro si vede lo sfondo dell'ufficio. Essendo quel sabato l'ultimo giorno della Design Week, sono uscito per farmi un giro, anche perché il sabato è un po' meno impegnato rispetto agli altri giorni ed è anche l'ultimo mio giorno lavorativo della settimana. Per cui mi sono fatto un po' di giri, ho controllato un po' cosa succedesse in centro a Milano, c'era veramente un sacco di gente, e dopo questa passeggiatina rilassante sono tornato. Tornato in ufficio. Dato che sabato non ci sono urgenze, non ci sono chiamate, il sabato è bello per lavorare perché posso fare tutte quelle cose che non riesco a fare durante gli incontri, le chiamate che ci sono restate la settimana, però sono stanco oggi. E questo divano è veramente molto comodo. Altri 5 minuti, poi basta. Ragazzi, questa era la mia settimana, fatemi sapere cosa ne pensate. Soprattutto, quali sono gli aspetti che volete su cui io mi concentri per i prossimi vlog della settimana? Ammesso che io riesca a farli, non è affatto scontato. E direi che ci vediamo con il prossimo video.